Salve a tutti gente, sono Alex Pios e oggi siamo sulla nuova avventura di Clash of Clans. Io direi di andare subito a cercare i nostri degni avversari. Cazzi, credo di averlo trovato l'avversario. Sì, io adesso inizio a fare prima gli attacchi così poi ho le risorse per avviare le cose insieme a voi. Bene, direi di procedere subito. Allora, direi di mettere 50 archi qua. Sì, ne metto 50 d'angolo così vediamo quanto oro fotto. Soprattutto l'oro. Che l'elisir, sì, ne dovrei fottere però. Mi importa più dell'oro perché le cose con l'oro sono molte di più. L'elisir ci impiego poco a farlo, quindi quello che mi interessa di più è sempre l'oro e non l'elisir. Ne ho già fottuti 100.000. Perfetto. Mi sono ripagato la ricerca praticamente. Ok, altri 100.000 fottuti. No, l'attacco non sta andando male, devo essere onesto. Anzi, è andato egregiamente bene, è andato. Ho fottuto praticamente tutto. Mi manca solo più nero da fottere. E c'è dell'oro lì ancora da fottere. Allora, ok, direi di mettere due fulmini qua. Così fotto quello, ok. E un fulmine qua. Perfetto. Boh, non vincerò l'attacco, ma ho fatto un egregio bottino. Parecchio greggio. Bene, direi di andare a cercare il secondo avversario. Ragazzi, l'ho trovato il secondo avversario. È anche abbastanza in fretta, non ci ho impiegato tanto. Direi di procedere subito. Allora, mettiamo Re Barbaro e di mettere gli archi agli angoli. Sì, la mia voce piano piano va a fare un giro in chiesa. Ok, direi di procedere con le truppe. Attiviamo la furia del Re Barbaro. Mettiamo altre truppe. Così non ho fatto più risorse possibili. Adesso direi di mettere di qua, mettere tante truppe così fotto sempre più risorse possibili. Sì ragazzi, ho fottuto un bel po' di risorse, ho fottuto e mi va a genio sta cosa, perché a me piace fottere tanto di risorse, intendo ovviamente. Allora, perfetto, direi di fare così. Adesso metto anche il drago, così almeno se riesco faccio una stella. Ok, direi di aspettare e vedere cosa succede per capire. Ok, una stella fatta. Potrei anche non lanciare i fulmini volendo. Non sono necessario, anche perché le risorse le ho fottute tutte, quindi sono a posto. E direi allora di aspettare che muoiono le truppe e poi di andare a iniziare a costruire le cose. Tra l'altro c'è un 1800 di elisir, quindi potrei fare anche qualcosa con l'elisir. Adesso andremo poi a vedere cosa posso fare. Se il drago morirà, perché adesso c'è la difesa aerea che colpisce, morirà abbastanza male, poverino il drago. Purtroppo. Addio drago. Vabbè, è stato un bellissimo attacco. Bene. Questo è il bottino, non male, non male per niente. Allora direi subito di andare a fare. Allora, aspettate che. Ok, direi di procedere con questo. Perfetto. E direi di allora, questo quanto costa? 1800 di nero. Questo, ok, questo vabbè, 2 milioni e 2,5. 2 milioni. Direi di fare il deposito di nero. Sì. Sì, c'è proprio quello da fare. Bene, facciamolo subito e direi di terminare anche il video. Bene ragazzi, io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Io da ora in poi farò così, farò prima gli attacchi e poi le cose da fare. Bene. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, al prossimo video. Ciao ciao.